Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Oggi parleremo di nuovo dell'IBM ThinkPad T40. Abbiamo qui con noi il nostro bellissimo portatile dell'IBM che però ha un piccolo problema. Infatti i ragazzi della Computer Museo, cioè il gruppo che non riceverà i regali di Natale quest'anno e poi sarà l'anno prossimo perché oramai saremo nel 2022 quando uscirà questo episodio, mi hanno consigliato, essendo che l'attivazione ovviamente su codice seriale originale che si trova sotto il notebook non è più attiva e neanche quella telefonica funziona più, mi hanno detto guarda basta cambiare una piccola voce nel registro di sistema. Ecco, praticamente questo è quello che succede. Se noi andiamo a cliccare invio ovviamente ci uscirà l'errore che bisogna attivare Windows, ma siamo finiti in un limbo perché se noi facciamo sì Windows ci dirà che è già attivato, ma se diamo ancora l'ok ci disconnette e quindi praticamente abbiamo un computer completamente inutile. Ma oggi, intanto che capiamo come cavolo sbloccare questo computer da Windows, ho scoperto una piccola cosa prima facendo diverse ricerche. E cioè praticamente che questo computer portatile ha la possibilità di installare non solo Windows XP, ma anche un sistema operativo che è diventato molto famoso agli inizi 2000 / anni 90, e cioè l'OS 2. Un sistema WARP per Windows, o meglio per i sistemi IBM ThinkPad, e in questa puntata tenteremo di installarne uno. Purtroppo questo portatile non ha lettore floppy e di conseguenza ci siamo dovuti adoperare con un lettore floppy esterno. Dalla Computer Museo forse qualcuno di più vecchio che ci segue da tantissimi anni si ricorderà di sicuro gli appuntamenti da tipo 10 puntate sul rimborso dell'unità floppy danneggiata. E infatti è quel caso, o meglio non è la stessa unità floppy, però abbiamo utilizzato la stessa tipologia di unità. Infatti abbiamo provato a inserire i floppy, ma ovviamente essendo che quell'unità non la uso più dal 1999, ovviamente dà problemi e di conseguenza quello che abbiamo dovuto fare è passare a un piano B sperimentale che non ho mai provato prima nell'arco della Computer Museo, e cioè utilizzando l'unità Gotek. Però molti di voi sapranno, per chi è appassionato come me di retrocomputer e chi utilizza le unità Gotek, è che la unità Gotek funziona sotto IDE e di conseguenza ha una logica completamente diversa dalla USB. Ma come si fa ad adattare una logica IDE a un dispositivo con porta USB? E qui ci è venuto in aiuto AliExpress. AliExpress vende da diversi mesi, neanche anni, mesi, dei dispositivi che ci permettono, che non sono da confondere con quelli da collegare l'hard disk da 2 pollici e mezzo o 3 pollici e mezzo, ma sono dei sistemi veri e propri, degli schedini logici per simulare i vecchi lettori floppy, quindi i veri lettori floppy, quelli non quelli brutti ma quelli proprio belli, quelli cicciosi, e praticamente ci permette di andare a collegare questa unità e di conseguenza a simularla come se fosse appunto un'unità floppy. E qui purtroppo ieri sera mi sono sparato ben un'ora, ragazzi, voi non potete capire, un'ora di floppy disk, che poi tra parentesi proveremo oggi con voi e vedremo cosa succede se questo se questa recensione, se questa installazione funzionerà, perché adesso è attuale, cioè nel senso io non so ancora se funziona, come vedete c'è ancora Windows XP sopra, e andremo a collegare l'unità Gotek al nostro computer e inizieremo a provare a installare sopra il sistema operativo, ovviamente cambiando un secondo l'hard disk e non perdendo i dati di questo. Quindi direi di iniziare. Ok, siamo pronti. Allora, questa è l'unità Gotek che abbiamo subito pronta. Questo è il famoso schedino logico che vi stavo dicendo prima, che non mi ricordo se ve l'ho mostrato, soprattutto in montaggio, quindi per sicurezza ve lo faccio rivedere. Lo schedino, mi sono dimenticato di dire il prezzo prima, quello sono sicuro di avermelo dimenticato, costa 8 euro circa, quindi è veramente poco il costo, e appunto permette di fare questa cosa e funzionare con chiavetta. I jumper sono il primo
e il terzo, quindi va sul primo e sul terzo il jumper per far funzionare in modalità Windows. Ma ora siamo pronti con l'upgrade, quindi abbiamo preso un altro hard disk, questo in questo caso ha 20 GB al posto di 100 GB di quello che c'è dentro in questo momento. E niente, adesso quello che faremo è smontare l'hard disk per l'80esima volta da questo computer e installarci appunto il nostro amico dell'IBM. Però prima di installarlo io direi di fare una prova, e cioè attaccando l'unità Gotek, infatti come potete vedere parte già col boot up, quindi questo qui 000 è il boot up del nostro Gotek, nonché infatti lo sta leggendo, vedo, vediamo cosa succede. Ah, OS 2, eccolo qua, perfetto, l'ha caricato, qui sta caricando effettivamente il floppy perché sta lampeggiando, quindi se la schermata diventa blu con su scritto siamo pronti all'installazione possiamo sostituire ufficialmente l'hard disk, quindi aspettiamo solo un secondo per capire effettivamente che tutto il dischetto che c'è all'interno della mia chiavetta si carichi nel modo corretto, anche l'altra volta aveva dato questo messaggio appunto OS 2. Vediamo se ve lo faccio vedere più vicino. Ok, come vedete è proprio il sistema operativo. Quello che andremo a installare, se si installa, ok, perfetto. Inserire il mini disco 1 nell'unità ottica. Quindi ora dovremo andare avanti sequenzialmente 1, 2, 3 e così via. Comunque sappiamo che funziona, quindi usciamo un secondo, spegniamo la macchina perché non dobbiamo far partire l'installazione su questa, perché vuol dire formattare l'hard disk che c'è al suo interno. Sganciamo l'alimentazione, giriamo al contrario un secondo il computer portatile. Il disk in questione è un portento dell'Hitachi, sono hard disk costosissimi perché appunto hanno questa capienza strana, cioè 100 giga 5400 rpm. Caricare, sta caricando qualcosa effettivamente. Ah! Ah, signori, ecco. Allora, di sicuro l'hard disk ora lo vede. Ho visto una bruttissima schermata blu. Mamma mia, che cosa bella, ricordi della... Allora, vediamo. Scusate, giusto per curiosità. Vediamo, lanciando il boot up della modalità provvisoria, cioè che no, niente, non si carica perché probabilmente è di un altro computer e ha troppi driver instabili, e quindi questo è quello che succede. Illuminazione, ho il cavalletto che è mezzo rotto, questo qua, dovevo usarne un altro, invece ho utilizzato questo, vabbè. Allora, iniziamo dalla unità, ora siamo allo 000, ci chiede di inserire l'unità 1, quindi inseriamo il floppy 1 e diamo l'invio. Voilà. Sta caricando. Oh, che figata, l'ha rilevato immediatamente, il floppy lo sta leggendo. Che forte, è la prima volta in assoluto che vedo una schermata del genere su questo bellissimo computer, cioè è una schermata stupenda che ricorda proprio gli anni 90 2.0 proprio. Non so se devo aspettare qualcosa o parte in automatico. Oh no! Oh no, 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 no! L'OS 2 non riesce a far funzionare il disco fisso, l'unità mini disco. Il sistema si è fermato. Oh no! Come non riesce? Adesso dobbiamo capire il motivo di perché non riesce a farlo funzionare. Ah, forse ho capito cosa è successo. OS 2 Warp Supporting Operating System. Allora, ecco perché non parte. Allora, probabilmente è questa questione. Allora, ho trovato su un sito, o meglio su s2world.com, IBM ThinkPad, e c'è scritto praticamente Intel Pentium, bla bla bla, tutte queste cose, le solite cose che vengono scritte, solo con la differenza che OS 2 Warp Convents Package 2 versione 4, anche qua l'OS 2 Warp deve essere la versione 4 e poi basta. Poi c'è 98 NT Workstation 2000 XP Home Professional, quindi probabilmente su questo computer vuole la versione 4, non la versione 3 che io sto installando, e probabilmente si blocca per questo motivo, cioè che non ha più i supporti per funzionare su un'unità del genere. Quindi adesso io non ho CD in casa, o meglio ce li ho ma non so più dove sono finiti.
Questo è un bel problema. Bel problema, dobbiamo masterizzare un disco 4. Allora, ho trovato questo sito. Scusate per la stampante in 3D sottofondo, ma sto anche stampando un progetto nel frattempo. E ho trovato questo progetto interessantissimo, che praticamente ha questo tipo. Voleva provare a installare un, appunto, l'OS 2 su un ThinkPad X60, che è più o meno lo stesso modello, e sta chiedendo appunto se c'era supporto via USB, ed effettivamente hanno detto che un Ebotin funziona per lui, e non sa però S2 Warp se funziona, però comunque è da provare, perché comunque è un recente sistema operativo, cioè il nostro effettivamente è del 2002, quindi è abbastanza recente. E quindi così ho fatto. Adesso in questo momento un Ebotin sta creando la chiavetta, speriamo che sia appunto avviabile. Poi siamo riusciti a riprendere il controllo almeno di XP. Allora, praticamente quello che abbiamo fatto è seguire una semplice guida su internet che ha resettato l'orologio per 30 giorni, però siamo riusciti finalmente ad attivarlo e finalmente, come potete vedere, abbiamo di nuovo Windows XP normale. E a sto giro, per sicurezza, run Norton Ghost. Pam! E cloniamo l'intero hard disk sulla mia chiavetta, così siamo sicuri al 101% di non perdere più l'immagine del mio computer o avere altri problemi. Comunque abbiamo una copia backup poi dell'hard disk effettivo interno adesso. Ok, perfetto. Che è successo con Not Find Arzo? È vero, perché queste macchine, purtroppo queste macchine, non riconoscono le USB. Quindi non posso copiarlo in nessun modo nella partizione C, quindi dobbiamo dividere in due l'hard disk in modo che possiamo copiare poi la partizione. Yeah. Allora, la mia fortuna vuole che ho scoperto che l'hard disk era già diviso. Infatti ho detto all'inizio puntata che questo computer aveva 100 GB, no? Vi ricordate? Effettivamente è diviso, non so per quale motivo è diviso, ma va bene, ci fa proprio a casa nostra, quindi lo chiamiamo backup. Avanti, fine, adesso dovrebbe allocarmela e renderla come se fosse una chiavetta effettiva USB. Ok, qua è apparso formattazione, quindi adesso a momenti dovrebbe essere in teoria visibile anche dalle risorse del computer. Quindi vediamo un secondo se appare, non appare, eccola qua, disco rimovibile F, che ovviamente non è ancora gestibile perché appunto sta ancora, come vedete, formattando, quindi bisogna aspettare prima formattazione e poi siamo pronti ufficialmente. Bene, prova 2. Allora, abbiamo settato il backup, cioè l'hard disk fisico, un physical disk, direttamente nel computer. Ora lo rileva, rilanciamo Ghost, Norton Ghost. Una volta fatto, direi di lanciare il backup. Facciamo avanti. Qui cosa si fa? Si seleziona solo l'unità che a noi ci interessa, e cioè questa, la C, e creiamo un backup sulla F con il nome di quello che noi vogliamo mettere, quindi IBMT, XP, qualcosa, inventatevi voi il nome. Ok, ha rilevato ovviamente che c'è un'altra pennetta USB, bla bla bla, a noi non ci interessa. Continuiamo. Ok, adesso abbiamo settato che il disco C venga clonato nell'unità F, quindi praticamente creerà un file, occupa 3 giga, usa la modalità PCDOS, quindi praticamente lui in questo momento riavvierà il sistema operativo con Norton Ghost dal DOS. Ci siamo, si parte con la seconda parte. Allora, vediamo. Ok, ora l'ha aggiunto e dovrebbe... Ah, ok, perfetto. Sta già andando, come vedete sotto c'è l'hard disk che sta esplodendo, ma nello stesso tempo qui abbiamo il nostro XP che appunto sta venendo clonato, come leggete anche da qua sotto, ci sta dicendo che verrà messo nel physical disk 2, che poi in verità è lo stesso identico disco. Ci dice il tempo rimanente, si nota anche l'hard disk quanto è veloce, effettivamente i 5400 rpm si notano quanto sono veloci su IDE, e niente, in pochissimo tempo avremo la nostra copia. Ah, da quanto non vedevo più sta schermata, ho trovato un CDRV, sperando che lo legga il CDRV dopo nell'installazione. E via per un'altra magica avventura. Ti prego, dimmi che stai andando, vero? Vedo lampeggiare, ma non vedo che sta andando avanti sto coso.
prima di buttare il CDRV nel gabinetto ho voluto provare con un'altra macchina ed effettivamente sembrerebbe che si stia masterizzando in maniera corretta, però mai dire mai, non sono tanto convinto che questo CD sia buono ancora. Allora, il CD l'ha per qualche strano motivo masterizzato, adesso stiamo preparando i boot disc che erano all'interno del CD. Questo è il disco 1, lo sto mettendo sul 36 e il 37 invece sarà il disco 2 di boot. Ok, mi sa che ho sbagliato ed era 35-36 ma non 36-37. E niente, l'errore mi dà questo, adesso riprovo. Allora, i floppy non funzionano, quindi non so per quale motivo non vanno. Adesso la macchina mi rimane così impallata. E ovviamente anche il nostro caro e vecchio DVD non parte ovviamente senza il boot della chiavetta, quindi siamo di nuovo punto a capo. Yes. Allora, documentandomi su internet, questi due errori che stanno apparendo non vuol dire che il sistema operativo non è compatibile, ma bensì l'hard disk, che è di grosse dimensioni, non è partizionato né è attivo. Ora, non mi ricordo qual è dei due, qual è che vuol dire formattato partizionato e l'altro se è attivo o non attivo, però questi sono due errori fisici dell'hard disk che ci stia dando. Quindi in questo momento sto installando sul numero 38 del nostro Gotek l'MS-DOS 6.22 per formattare l'hard disk interno. Ok, la cosa interessante di questo MS-DOS che ho trovato per puro caso è che ha supporto al lettore CD-ROM, infatti ce l'ha messo in modalità R, si chiama Tomato, vabbè, Pomodoro. E adesso proviamo a vedere anche se riusciamo ad accedere direttamente all'installazione. Niente, credo che abbia trovato l'edizione di MS-DOS 6.22 più infame che abbia mai visto, e cioè praticamente ogni tot dobbiamo spostarci di floppy in floppy per andare a inserire il numero 40, poi dargli l'invio, adesso attendere che venga caricato, una volta che viene caricato ci chiederà un altro disco, appunto di nuovo quello di startup, quindi dobbiamo rispostarci di nuovo 41 42 e andare di nuovo a dare invio, quindi lui scriverà sul 42, poi ci chiederà di nuovo. Ah, non ne posso più. Ah, finalmente abbiamo creato finalmente il disco 1 per l'avvio di MS-DOS 6.22, era ora. Allora, da quello che ho capito, il DOS non funziona con questa tipologia di hard disk, cioè sono troppo grossi e non girano, quindi piano B sarebbe quello di utilizzare questa, che è una scheda SD da 2 GB che viene riadattata a CF card e poi da CF card a connettore IDE, però non so come funzionerà, quindi scopriamolo. No fix disk present. Allora, anche questo disco non funziona, cioè non viene proprio rilevato. Ultimo, nonché meno importante, hard disk da 4200 rpm IBM da 6,49 GB. Questo è l'ultimo schwanz che abbiamo, non ci può entrare perché giustamente c'ha questo bellissimo pezzo di plastica qua davanti. E anche la terza ipotesi è purtroppo da buttare, non c'è modo di installare su questo computer OS 2 Warp. Per ora quindi l'episodio si conclude qui, è stato un ragionamento fallimentare. Torneremo con nuovi episodi, se avete voi delle soluzioni potete farcele sapere qui sottostante nei commenti e magari proveremo in futuro appunto a installarlo, ma per ora ritornerà Windows questa macchina perché purtroppo non si può far nulla. Per il resto da Computer Museo è tutto, grazie ancora e alla prossima puntata, ciao!